Buongiorno, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sono a casa e voi vi chiederete perché sei a casa se è venerdì e dovresti stare in accademia? In realtà col fatto che è un'accademia barra negozio, a Carnevale lavorano e quindi è chiusa per questi giorni. Sono a casa da ieri, quindi facciamo praticamente quasi una settimana di stop in cui teoricamente io dovrei comunque esercitarmi, quindi poi pomeriggio troverò qualche cavia e proverò a fare qualcosina anche di effetti speciali così ve li faccio vedere. Abbiamo fatto solo una lezione per ora, quindi poi siate clementi. Comunque stamattina mi sono svegliata presto, infatti adesso sono le 10 e sto al computer dalle 8. Questo per farvi capire quanto vi amo, perché dovevo finire di montare e girare delle cose per il video make-up look di San Valentino. Sicuramente voi l'avrete comunque già visto perché uscirà proprio oggi e se non l'avete visto vi siete persi un grande look, quindi dovete andare. Comunque scherzi a parte, ieri praticamente me la sono presa come giornata di pausa più totale, infatti sono andata a trovare Jordi con la piccola Camilla e in più si è aggiunta anche la fidanzata di mio cugino, che hanno una bimba, ve l'ho già detto parecchie volte, che ha 3 mesi e mezzo, quindi si sono conosciute le bimbe perché loro sono su un gruppo di giovani mamme, io ero un po' tipo un'intrusa, però vabbè, queste cose mi fanno sempre piacere. Quindi sono state lì a giocare, praticamente siamo state, io sono arrivata da Jordi alle 2, siamo state almeno io fino alle 7 di sera, quindi io ho occupato il pomeriggio. E quindi oggi mi dedico soprattutto a mettere a posto alcune cose, perché quando sto a casa e riesco a stare a casa, perché a volte sto a casa però poi devo fare dei giri delle cose, invece oggi non ho praticamente nulla da fare. E quindi mi dedico un po' a YouTube e appunto all'accademia. In più, ta-ta-ta-tan, vi svelo finalmente quello che vi avevo detto un po' di tempo fa, cioè vi spiego che problema ho ai denti e perché ogni tanto qualcuno mi viene a scrivere perché hai i denti storti e bla bla bla, quindi più avanti vi spiegherò. Ah, tra l'altro sono in estasi perché ieri pomeriggio con le mie amiche ci siamo finalmente decise e domenica andremo a vederci 50 sfumature di rosso e io sono perché è passato quasi un anno dall'ultimo film e sono cambiate tantissime cose, però sono troppo curiosa di vederlo anche perché è l'ultimo film. Io i libri li ho già letti e se avete letto i libri anche voi sapete quello che succede, però sono curiosa di vedere come l'hanno sviluppata. Tra l'altro io sono andata a vedere il primo, il secondo e anche questo con Desiree, persona fissa. Poi accanto a noi ogni tanto si aggiunge qualcuno di nuovo. Quest'anno viene anche Valentina. Non so se quel giorno girerò vlog, probabilmente no, perché è un sacco di tempo che non le vedo, me le voglio godere appieno. Comunque adesso torno qui a sistemare le cose del video, perché sennò mi impappo, mi imbroglio ed è un casino. E noi ci vediamo più tardi. Anzi, tra un po' devo anche andare a prendere mia sorella a scuola, cioè tra un po', tra 3 ore. Però col fatto che io sto davanti al computer perdo la percezione del tempo, quindi è tra un po'. Sì, sono ancora qui. Ho appena finito di sistemare tutto quello che avevo da sistemare. Dovrei anche lavarmi i capelli in teoria, ma lo farò dopo, tanto chi me ne deve vedere. Stavo andando su Netflix a vedere se c'era qualcosa di nuovo e boom boom boom! C'è questo film. Soltanto gli attori li adoro follemente, quindi devo vederlo. Dura 1 ora e 40 e si chiama Se ci conoscessimo oggi. È originale Netflix ed è uscito, penso, oggi o ieri. Questo è il titolo, lo sto iniziando ora. Dovrei farcela giusta giusta con i tempi per poi andare a prendere mia sorella, quindi buono. Adesso lo guardo e poi vi faccio sapere. Intanto si è aggiunto qua il cagnolino appiccicoso e tra un po' mi sa anche che mangio qualcosa perché ho fatto colazione presto, quindi sento un certo languorus. Allora, ho stoppato un attimo il film perché volevo dirvi una cosa. Ho letto un messaggio su Instagram di una ragazza perché ultimamente ho avuto i direct bloccati praticamente 7 giorni su 7 ed è stato un trauma perché me ne faceva leggere uno e gli altri 100 no, quindi vabbè. Comunque mi si sono sbloccati, quindi ho potuto leggere un po' di cose. E una ragazza mi ha scritto dicendomi: l'adoro vedere i tuoi vlog, mi piacciono tantissimo, la ringrazio. Adesso non mi ricordo come si chiama. E adoro soprattutto la parte in cui fai vedere cosa mangi perché anch'io vorrei dimagrire. Non sono indecisa sull'operazione, sì o no, così. E quindi insomma mi fa piacere vedere questo tipo di contenuti. In realtà io non vi faccio quasi mai vedere cosa mangio perché penso vi possa annoiare. E annoiare le persone penso sia una delle cose più brutte su YouTube. Quindi cerco sempre di stringere. Se vi fa piacere, anzi ditemelo, fatemi sapere, ve lo faccio vedere. Allora, adesso è tipo mezzogiorno e qualcosa. Per bloccare la fame, perché mangio dopo insieme a tutti gli altri, mi sto mangiando una
carota. Ultimamente sono fissata, non so perché, con le carote e l'hummus. Oggi non mi andava l'hummus, quindi ho preso soltanto la carota, la spello e basta. Cioè, la mangio così a crudo. Appena mi sono operata mi davano fastidio le verdure crude, quindi praticamente per 8 mesi non le ho mangiate. Sto ricominciando un po' adesso. E la carota è entrata nella mia top 5, incredibilmente, perché prima non mi è mai piaciuta. Però dai, quindi merendina, snack, io vi consiglio sempre frutta o verdura, perché è una cosa che almeno a me sazia tantissimo, però ha poche calorie rispetto al resto delle merendine preconfezionate, eccetera, eccetera. Oppure sapete io cosa mi sto mangiando ultimamente? Perché comunque io vado in accademia alle 10, torno per le 3 e mezza, tempo che mangio, insomma, mi si apre una voragine e quindi mi porto sempre uno snack per metà mattina. E alla Carrefour ho trovato queste barrette che sono vegane e totalmente crudiste. Anche queste le ho viste da Deborah. E le mie preferite, se le trovate, provatele perché ci sono tipo 8.000 gusti. Ok, attacco di raffreddore. Sbadiglio, madonna, sono un disastro. Le mie preferite sono questa al cacao, eccola qui, questa marrone. E questa qui, raga, celeste, è una roba assurda. Questa qui è al peanut, quindi alle noccioline. È tipo stramega buona, questa è la mia preferita. Hanno un po' di calorie, perché ne hanno tipo 220 calorie per una barretta, però sono troppo buone. In realtà a volte ne mangio metà perché sono belle grosse. Costano anche un po', perché costano tipo 1,58 euro, quasi 2 euro, non lo so. Però ogni tanto ci sta, non sempre, non tutti i giorni, perché appunto a volte mi porto sta carota, sembro una pazza che me la smangiucchio, però si può fare. Al posto di sembrare una persona non sana, ti porti la carota ed è subito healthy. Allora, mi ha suonato il corriere e mi ha portato queste cose che ho comprato per iniziare a fare face painting, che tra un po' ho l'esame in accademia, quindi poi vi faccio vedere anche a cosa ho pensato più o meno, che dobbiamo fare le face chart. Qui ho preso bianco grande, nero grande, proprio le cose base, perché tanto non penso di continuare col face painting, e questa palette dove ci sono, diciamo, un po' tutti i colori da poter anche mischiare. Costano un botto, tipo solo sta palette 40 euro, voglio morire per tutte le cose che sto a comprare. Al posto dello shopping compulsivo sto comprando le cose per il corso. E un po' mi sono arrivate anche 3 nuove cose di Shein, che sapete che è uno dei miei siti preferiti per i vestiti. E vi faccio vedere un po' cosa ho preso. Questa l'ho già indossata anche per fare una foto su Instagram, ecco il cane che si impiccia, e ve l'ho anche taggata su 21 Button se vi interessa. Ed è un maglioncino incrociato con tutte le perle di questo rosa cipria. Comunque vi lascio il link come sempre qui sotto, così potete vedere i capi indossati. Vedete, qua davanti è incrociato e ha le maniche così lunghe, e qui con le spalle scoperte. Poi questo, che non vedo l'ora di indossare, è un semplicissimo maglioncino nero, anche questo morbidissimo, con il collo un po' leggermente a lupetto, vedete, e ha tutte queste maniche con i volant e sempre le perle, che sono tipo un must have quest'inverno. Sono molto curiosa di vedermelo indosso. E ultima cosa, un pezzo sotto, questo qui è una tuta a vita alta e sulla vita ha tutto questo sfrangiamento, questi volant, e cade molto molto morbido, molto largo. Di tutto, come sempre, ho preso un M, e vi ripeto, i link sono tutti qua sotto. In più sto mangiando, prima è passata mia nonna, ha fatto la pasta fredda, quindi ne ho presa un po', e qui sto continuando a vedere il film, mi sta piacendo abbastanza. Allora, questa ve la devo dire perché voi apprezzate sempre molto la mia onestà, me lo dite sempre e io ne sono molto contenta. Però questa appunto ve la devo far vedere perché io sono uscita per andare a prendere mia sorella, non mi andava di vestirmi, però dico vabbè, tanto dopo torno, mi dovrei mettere pigiama e tutto quanto. Quindi cosa ho fatto? Quando devo fare questo tipo di cose, mi metto questa mega pelliccia di Naked, che è tutta bella, fluffy, così enorme, e sotto pigiama e Ugg. Adesso vi faccio vedere, non scoppiatemi a ridere. E ditemi se lo stile non ha un nome. Sembra un po' Macklemore. Can we go back? This is the moment. E sotto il pigiama, tra l'altro in abbinanza, diciamo così, con il rosa della pelliccia e gli Ugg. La parte bella è che ho coperto il pigiamino con il sushi e i gattini, quindi diciamo che più o meno poteva anche andare. Sì, raga, quando uno dice che c'è stile, denudazione. E sapete in più cosa ho comprato con gli ultimi saldi? Poi mi stoppo perché davvero non ho più voglia di comprare scarpe e vestiti, e se ve lo dico io è grave. Ho comprato questi stivaletti qua, che vi ho fatto vedere su Instagram, e vi ho già taggato su 21 Buttons, e c'è Gwen che sta adorando tutte le cosettine. Amore, e mi stai facendo muovere tutto il letto? Sì, bacino. Quindi queste, vi faccio vedere il codice, eccolo qua.
qua. Mi piace tantissimo perché hanno il tacco nero matte. E poi ho comprato queste che non ci crederete mai. Cioè, a parte che non piacciono quasi a nessuno e va bene, però mi avete detto che indossate, quando ve le fate vedere su Instagram, vi ispiravano di più che vederle così, quindi sono più carine. E queste le ha comprato praticamente mezzo mondo, perché venivano 40 euro e io le ho pagate 7,99. Addirittura poi le ho riviste a 5,99. Adoro. L'unica cosa è che con questo tacchetto microscopico o ci sai camminare o non ci sai camminare. Infatti io mi sento una mezza storpiata, perché non sono né col tacco né basse, quindi devi averci un certo stile di camminata. Poi vedremo quando riuscirò a metterle. Adesso finisco di vedere il film, perché l'ho lasciato così in sospeso. Io odio vedere i film stoppati, poi lo fa ripartire. Però che fai? Lasciavo mia sorella lì come un cecio moscio. Yes, ce l'ho fatta a finire di vedere il suo film ed è molto carino. Allora, alla fine te la puoi aspettare. Io avendo visto centinaia di film del genere. Tac. Però tanto carini. Gli attori li amo tutti, quindi figuriamoci. Sì, se volete vedere un bel filmetto, molto carino. Adesso il cane si è rimesso qui a dormire sulle mie gambe. Lasciate perdere, c'è un casino in camera mia, infatti dopo devo metterla a posto. Adesso penso proprio che mi andrò a lavare i capelli, perché sono un disastro. Ok, mi copro così perché c'è un sacco di sole e non so dove mettermi. Ecco, forse qui. Mi sono lavato i capelli per la prima volta, corti corti così. Infatti non riuscivo a prenderli qua dietro, però ce l'ho fatta. E scusate anche la faccia, madonna, sarà orribile. Forse è meglio mettersi così alla luce seccante, almeno pialla. Comunque, solita postazione. Adesso mi pettino i capelli e li asciugo. Vediamo come verranno, perché non ho più pallida idea. Ho paura. Ecco quello che mi è rimasto. I miei capelli. Della serie che io mi sto mettendo su YouTube così. Questi sono i miei capelli dietro. Mi fa morire sta cosa. Poi mi metto l'olietto. Questo qui di Mulac. Cioè, se io me li facessi ricci come sono i miei naturalmente, questo pezzo praticamente non ci sarebbe. Adesso li asciugo e poi vi faccio vedere. Non so se vedete, ma a parte il fatto che sono crespi, sembra che ho i capelli di Sia, però tagliata così tutta gonfia. Yes. Ma notare lo stile. Niente, oggi questo video è all'insegna proprio dello stile. E devo ancora finire un po' di asciugare, però volevo farveli vedere prima di piastrarli. In realtà per asciugarli ci ho messo tipo 3 minuti proprio contati. Vi faccio vedere dietro, anche se io ancora non l'ho visti, però dai e todos. Vi dico solo che è stata la piastra più difficile di tutta la mia vita, non sto scherzando. Io ho cambiato tanti tagli, ma questo, allora, piastravo questa parte però non mi piaceva questa, piastravo dietro non mi piaceva davanti, e io dicevo vabbè, per piastrare ci metterò 2 secondi, e invece ci ho messo più delle altre volte, e questa cosa mi fa rosicare tremendamente. Vabbè, non sono proprio come quando le ho fatte dal parrucchiere, sono un po' più gonfi, ma magari domani saranno meglio. Tra l'altro mi chiedete sempre che piastra uso, ed è quella che mi hanno regalato a Natale, la giacca di questa qui piccolina. Allora, ho messo un po' a posto qui sopra, anche da quella parte. E adesso stavo guardando un po' di immagini che mi sono salvata per prendere un po' di ispirazione e vedere come fare la face chart. Sicuramente ne farò più di una, perché così gliele faccio vedere anche all'insegnante e poi mi dice secondo lei qual è meglio. A me piaceva fare o il tema pagliaccio, quindi tipo it, oppure streghe, queste cose così, però non so come poterlo fare per face painting. Ho trovato questa immagine troppo figa, di cui vorrei prendere troppo ispirazione, che secondo me è una mezza strega, mi ricorda un sacco Salem, queste cose così, oppure una mezza indiana, non l'ho ancora capita. Comunque sarebbe, vedete, tutta questa cosa sfumata, sfondo bianco, quei corvi dipinti sopra, la mano scura, non lo so. Oppure avevo visto questa con tipo il fuoco e questa che sarebbe tipo Sally, quella di Nightmare Before Christmas, quello di Tim Burton. Anche questo mi piace da morire, quindi sto valutando. Questa è molto più tipo beauty, no? Anche, e quindi sì, mi piacerebbe un sacco. Quindi inizio disegnando lei e poi vediamo con cos'altro fare, non lo so. A me piace un sacco disegnare, però non lo faccio da un sacco di tempo, quindi vediamo che esce fuori. Poi ditemi che non ci tengo a quello che faccio. Sono uscita con questi capelli che sono gonfissimi, cioè dal vivo si vedono. Perché io di solito li piastro sempre il giorno dopo li ho lavati, però con questo taglio come faccio? E sono uscita e sono andata dal cinese qua vicino perché mi servivano i colori. Ho preso quelli che costavano di meno, cioè questi qua sono tipo da 36 a 6 euro, dai. E poi il bianchetto.
tutto perché devo finire la face chart, solo che senza colori, punti luce, come faccio? Cioè, mi sembra vuota, io odio fare le cose vuote. Comunque, allora, questa è la prima che ho disegnato, ho fatto soltanto le linee, che sarebbe una Emerald Queen, cioè una regina di Emerald e Smeraldo. E adesso però la devo colorare perché così sembra un insieme di linee e basta. Nel mentre sto ascoltando Spotify, una delle mie canzoni del momento è questa, che vi farò sentire all'inizio, che è una delle canzoni di 50 sfumature di rosso a proposito. Si chiama For You di Liam Payne e Rita Ora. Adoro follemente, faccio sentire ritornare, aspettate. Allora, come potete vedere dalle cose qui utilizzate e da tutte le cosettine sporche, ho provato a fare delle cose per face painting. A essere onesta e sincera, non sono venuti male, i miei capelli si sono gonfiati ancora di più. Vi faccio vedere come ho fatto mia sorella. Ho fatto metà teschio, perché vabbè, tutto era un po' troppo. Questo è l'effetto. In realtà non è uscito male per essere la seconda volta che lo facevo e per non avere tutti i pennelli e tutte le cose ancora. Mi sono scordata di riprendervelo, adesso lei si sta già struccando con le antennine di Halloween, che almeno per oggi erano mezzo in tema. E basta, adesso devo pulire qua la spugnetta. Ma il colore nell'occhio, ma smettila. Praticamente questa è tipo una beauty blender, cioè questa per intendere c'è la beauty blender, questa è questa, che è però per il face painting, è tipo di latex, materiale strano, però è morbida, cioè non è per fondotinta. Però ciao amore, facciamo Wendy così con la spugnetta. Ma quanto ti maltratta mamma tua, quanto ti maltratta mamma tua, guarda come gli piace. In più si sono fatte le 8 e 10, quindi tra un po' si va a mangiare, cioè tra un po' si va a mangiare. Vi sta piacendo molto il tutorial, logicamente, aspettate che abbasso la sedia, non avrà queste grandissime visualizzazioni perché i video tutorial non vanno mai più di tanto, però va bene, l'importante è che vi piaccia. Quindi insomma sto leggendo un sacco di commenti positivi, anche voi mi state scrivendo Ila non ti preoccupare, troverai presto l'amore, perché sì, tra un po' San Valentino, il tutorial è per San Valentino e io naturalmente non ho mai festeggiato San Valentino, mi sembra giusto, molto coerente devo dire, cioè a me non me ne frega più di tanto, devo essere onesta e sincera, soprattutto San Valentino proprio non è che mi garba, proprio come festività in sé, perché a cena fuori col tuo amante, col tuo amore, col tuo amoroso ci puoi andare sempre, quindi valla a capire, però se li fa sentire così vivi questa festa, buono. Tra l'altro non so cosa mangiarmi stasera, non ho neanche praticamente fatto merenda perché mi sono così immersa nel disegno, io adoro disegnare e quindi mi ci sono chiusa. Vi faccio vedere, in realtà è venuta molto carina, non so assolutamente come realizzarla, però anche perché i colori che ho, non lo so. Comunque questa è la faccia, la face chart, non mi dispiace. In più ho comprato anche la parrucca su Amazon, così all'esame ce l'ho. Dai, adesso metto a posto queste cose e poi comincio a vedere cosa farmi per cena, perché ho fame e famina. Logicamente non posso ricordarmi tutto, quindi sono andata giù a cenare e non mi sono ricordata la videocamera. Anche quando sto a casa io riesco ad essere sbadata sempre e comunque. Questo venerdì non ci sta in Maturi la serie ed è una cosa sconvolgentissima perché a noi piace tantissimo vederlo la sera, però dobbiamo farci una ragione, probabilmente l'hanno fatto saltare questa settimana perché c'è Sanremo, se no avevano, come si dice, le visualizzazioni, però vabbè, avete capito, calate, no? E quindi non gli conveniva molto. Mi sono fatta il mio beverozzo acqua e Coca-Cola, moltissime non capiscono perché lo faccio, però purtroppo da quando mi sono operata, soprattutto la sera, se vado a dormire senza digerire bene, mi sento male. Quindi questo qua mi aiuta a digerire più velocemente. Io tra l'altro la Coca-Cola non la bevo mai da sola, la devo sempre diluire con l'acqua. Per questa cosa mi prendono in giro tutti, però è l'unico modo che ho e quindi insomma dagli è tutta. Questi cosi poi sono comodissimi. E poi adesso mi metterò qui a spiegarvi l'arcano dei denti. L'ho tenuto alla fine per un semplice motivo, che mi sono scordata di dirvelo prima. E quindi ora accendo la mia luce, così facciamo tipo postazione confessionale. Magari mi sciolgo pure i capelli, che già sono vestagliata, struccata, meno capelli, ci hanno lasciato il segno del becchettino. Ed eccoci qua con le nostre chiacchiere notturne, o meglio serali, dai, notturne, mo' esagerata. Allora,
Allora, vi spiego un po' la mia storia dentale dagli anni passati. Allora, io da quando ho circa 8 anni, quindi abbastanza prestino, che porto apparecchi, ne ho portati di diverso tipo. In realtà io di base ho un palato abbastanza stretto. In più, vabbè, avevo i denti storti, nel senso tipo accavallati, però non ho mai avuto i denti consumati. Poi adesso ci arriveremo. Quindi all'inizio erano dritti, nel senso allineati, però erano storti, un po' accavallati, soprattutto i canini. Non so perché ce l'ho sempre avuti un po' strani. Quindi ho iniziato a mettere quello mobile, tipo bite, però quello col ferrettino. L'ho tenuto per 4 anni. Quello poi si cambia, piano piano ti cambiano logicamente la montatura nel corso del tempo e piano piano quindi mi hanno allargato il palato e il problema adesso non è più quello. Tra l'altro la cosa dei denti era anche legata al fatto del mal di testa insieme agli occhiali. Ancora io soffro di emicrania, però è migliorata dopo questa cosa. In pratica ce l'ho tutte io, cioè potete dirla questa cosa tranquilli. E a 12 anni, quindi appunto quando ho smesso di portare quello mobile, ho cominciato con quello fisso. In realtà non mi sono mai creata i problemi, perché alcuni proprio se li fanno, cioè oddio con l'apparecchio fisso starò bruttissima e bla bla bla, a me non mi frega niente. Anzi, io me lo rimetterei anche adesso istantaneamente. Comunque l'ho messo, vabbè, appena messo logicamente, un male atroce, tipo che non potevi neanche parlare, e poi parlavo tutta così, perché mi aveva messo sempre per il palato una cosa sempre per allargarlo ulteriormente, quindi non potete capire il male. E infatti, non so chi di voi ha portato appunto l'apparecchio, si ricorderà la cera. Io vivevo con la cera, cioè avevo tutta la cera attorno, ogni volta per mangiare un casino me ne sarò ingerita tipo a quantità industriali, stavo sempre in farmacia a ricomprare sta cera. Comunque è successo che verso 2014, quindi l'ho portato circa 2 anni, 2 anni e mezzo, ho cominciato a togliere quello sotto perché i denti si erano sistemati, però sono andata a sbattere contro una colonna, non è stato naturalmente un atto volontario, e mi si è scheggiato un dente, dun dun dun. Tipo che mi era diventato tutto nero, una cosa orribile. Logicamente non mi è cascato perché ce l'ho ancora, però è rimasto scheggiato la parte sotto, ed è per questo che voi lo vedete storto praticamente. Questa cosa infatti è orribile. Col dentista è tutto, abbiamo riprovato a ricostruirlo, però essendo un pezzetto proprio piccolo 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 ma fastidiosissimo, mi avrà tenuto tipo 5 giorni e poi si è staccato. Comunque appunto dopo questa storia ho detto vabbè, lasciamo perdere, basta, perché comunque l'unica soluzione definitiva sarebbe quella di ricostruire proprio il dente, cioè toglierlo e incapsularlo con quelle di porcellana. A 20 anni mi sembra un po' presto, cioè non è che dici mi mancano i denti allora te devi mettere quelli finti, sarebbe proprio da togliere, estrarre e mettere quello finto. Mi dà fastidio soltanto l'idea. E quindi quando è successo questa cosa io mi sono fatta togliere tutta l'arcata superiore, e questo è stato un errore mio, lo ammetto, perché non era pronto da togliere, però ero rimasta così traumatizzata da sta cosa. Poi ecco, io dura, quindi questo è e questo doveva essere. Però mi ha detto non è che adesso ti posso lasciare così, perché se togli tutto e non metti il bite notturno, che è la mascherina quella trasparente, poi ti si rispostano e siamo da capo a 12. Quindi mi ha fatto l'impronta, sia quello sopra sia quello sotto, che tuttora ho, cioè ho ancora quelli di un sacco di anni fa, e quindi me lo sono messo quasi sempre la notte. Ecco, anche questo è un altro errore mio, non l'ho messo sempre sempre sempre, e quindi vabbè, già il dentista non era sta grande cima, in più io mi ci sono messa pure l'impegno, e quindi questo è il risultato. Adesso il problema è che io ho questa cosa del dente che appunto è storto, cioè lo vedete anche quando parlo, io sempre lo noto sempre, ed è una cosa che mi dà un fastidio tremendo, soprattutto per me che sto sempre a parlare nei video, cioè si nota da morire. Adesso che io ve lo starò facendo notare ancora di più, infatti se io sto così vedete che c'è un buco che dovrebbe essere colmato dal pezzetto del dente che manca, che non è tanto la parte sotto che è storta in quanto quella sopra che non è bilanciata. In più vabbè, quelli sotto si sono anche un po' ristorti e lasciamo perdere. Quindi adesso non ho più il problema dei denti accavallati, ma dello squilibrio tra la parte sopra e la parte sotto. Tra l'altro sono andata qualche giorno fa da un odontoiatra che si occupa proprio della
posizione dei denti e mi ha detto che io, per colmare questa cosa psicologicamente, cioè, quindi pensate cosa fa il corpo umano, perché non è che io mi ci metto d'impegno a storcere la bocca, però per colmare questa cosa, che magari sento anche quando parlo, eccetera, ogni tanto, se vedete, questa parte della mia bocca tende un po' a calare, no? Proprio per questo, quindi io adesso non so, cioè mi ritrovo in crisi perché non so cosa fare. Non vorrei rimanere tutta la vita con la bocca storta o con i denti storti, perché sono una cosa orribile. Io odio, odio, odio tutte le persone, sì, odio le persone che hanno i denti storti. Non è colpa loro, povere stelle, però mi dà proprio urto. E sapere di essere in questa tipologia di persone mi dà un fastidio incredibile. Quindi io mi do urto da sola e quindi non so bene come muovermi, sinceramente. Sono andata da un dottore, da sempre un dentista, e mi ha detto: no signorina, non c'è più niente da fare, i denti non si sposteranno più, quindi non saprei proprio cosa farle. Che non è vero, perché comunque i denti sono ancora belli morbidi miei. Poi non è che dici ho 50 anni che sono fossilizzati là da chissà quanto, cioè da quando ho tolto l'apparecchio sono passati massimo 4 anni, quindi insomma non mi sembra una cosa così strana, perché io dovrei rimetterlo essenzialmente sotto e poi riflettere sulla parte superiore. Quindi non so se nei prossimi tempi riusciremo a fare questa cosa. Dovrò ritornare dallo stesso dentista a cui andavo prima. Questa cosa mi traumatizza ancora di più, però è l'unica soluzione, perché gli altri a quanto pare non sanno dove mettere le mani, e quindi magari quello che già è intervenuto prima saprà dirmi qualcosa. Se volete vedere come avevo i denti prima, andatevi a vedere il primissimo video che c'è sul mio canale. Anzi no, il primissimo, adesso ve lo dico. Mi sa i vlog quelli di Londra del 2012 forse. Aspettate che li cerco. Tra l'altro sul canale ci sono alcuni video in cui io ho l'apparecchio. Sì, allora, è il mio terzo video esattamente, che è del 28 agosto del 2012, quindi l'avevo messo da poco forse. Forse lo dovevo ancora mettere in questi video. Comunque, fatto sta che i miei denti erano, non dico perfetti, perché appunto avevano questi difetti, accavallamenti eccetera, però stranamente stavano meglio prima che adesso. Mannaggia qua a colonna, vi giuro, quel giorno stavo meglio a casa. Comunque, se andate a vedere i video di quel periodo, si vede che avevo i denti sopra lunghi uguali, ma sotto erano tipo ondina. Sì, a parte vabbè la mia faccia, non sembro io, ok, però vedete i denti della stessa lunghezza, almeno quello. Perché vi ho detto questa cosa? Prima di tutto per chiarire questa situazione, perché sennò ogni volta nei commenti o nelle foto, vabbè, a parte che io ormai non sorrido praticamente quasi più. Se rido metto la mano davanti, è una cosa ormai istintiva, oppure rido tipo e cerco di appoggiare il labbro sotto in modo da camuffare i denti. Tipo così, e va bene, ok, soluzione approvata. Però nelle foto non sorrido quasi mai, oppure se mi capita anche un qualche copertina lo modifico, perché è una cosa che odio. Quindi questo appunto ve l'ho detto sia per chiarire questo e sia per sapere se potete darmi qualche consiglio, cosa fare, cosa non fare, se c'è qualche dentista o odontoiatra che mi segue, scrivetemi tutto qua sotto, io sono sempre straperta a leggere i vostri consigli, i vostri pareri. E quindi staremo a vedere, almeno abbiamo chiarito anche questa situazione. Tra un po' saprete più cose voi di me che io. Devo dire che un po' mi preoccupa questa situazione, nel senso, io ormai sono abituata a dire tutto quello che mi capita per la testa, tutto quello che mi succede su YouTube, però a volte mi devo anche ricordare che sto su YouTube e non sto a casa mia, dove le cose rimangono in queste quattro mura. Però ecco, finché si parla di denti, di cose estetiche, di cavolate, tanto siamo buoni tutti a giudicare, ok? Quindi tanto vale che vi dico la verità, papale papale, that's it. Poi, se mi volete giudicare, cavoli vostri, è una cosa che purtroppo mi fa male, perché io esteticamente parlando sono abbastanza perfezionista, e appunto sapere di avere questa cosa di me che non puoi nascondere, perché non puoi, cioè a meno che non parli tipo così, ma mi sembra ancora peggio. E vabbè, che vi devo dire, la vita questo è. Come dico sempre io, tra me e me, io credo tanto nelle vite passate e nelle vite future, cioè che avremo altre vite in futuro, ma sicuro al mille per mille io nella mia vita passata o in più vite passate a sto punto o ero una malandrina o ho ammazzato persone e persone, comunque ero una persona cattiva. Perché sennò non si spiega tutte le sfighe della mia vita. Questa è l'unica soluzione che mi è venuta in mente. No vabbè, scherzo, logicamente so che c'è gente che sta messa peggio. Io sono molto autoironica, spero anche questo si capisca, perché sennò ci sono dei seri problemi. E basta, penso di aver parlato anche oggi abbastanza.
Mi divertirò tanto a montare questo pezzo di video. Tagli su tagli, ogni volta mi impappino addirittura io, che l'ho dette io le cose e non mi capisco, quindi spero voi mi possiate capire. Adesso si sono fatte quasi 10:30. Questi giorni che sto a casa io vado a dormire sempre prima perché così recupero un po' di sonno. Tanto domani è sabato. Tutti a casa? No, mio padre no, perché va al lavoro sabato questo. Lui fa un weekend sì e un weekend no, quindi questo non c'è. Io non so cosa farò, onestamente. E niente, io direi che ci salutiamo. Andiamo direttamente qua perché tanto non so cosa farò stanotte. Stasera al massimo vedrò qualcosa su Netflix, qualche puntatina così qua e là, ma ecco, niente di così appassionante da trascinarvi ancora di più questo vlog. Spero abbiate apprezzato. In questi ultimi video, in questi ultimi vlog mi sto aprendo parecchio, quindi sì, mi fa bene anche. Se non siete iscritti, iscrivetevi e mettete mi piace, mi raccomando, perché arriveranno tantissimi video. Io vi ringrazio per aver visto il video. Buonasera, buongiorno, buona mattinata, dipende quando starete vedendo, e vi mando un bacione. Vi adoro.